Noi siamo in compagnia, come già detto prima della pausa pubblicitaria, di Michele Boldrin, professore di Washington University e Ca' Foscari. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. E naturalmente buona festa della Repubblica, operativi come sempre, ecco, nonostante le feste. Ieri era Memorial Day, no, l'altro ieri era Memorial sì. Day, oggi è la festa della Repubblica, molto bene, giorni festivi. Esatto. Intanto partiamo con l'outlook economico sempre per quanto concerne gli Stati Uniti e poi ci spostiamo in Europa, perché oggi sono arrivate proprio le raccomandazioni dall'Unione Europea all'Italia, quindi vedremo insieme anche debito, rapporto debito-PIL e non solo. Però partiamo dagli Stati Uniti. Questa settimana abbiamo visto tantissimi indicatori macroeconomici sempre sopra le stime, quindi ci chiedevamo se questo surriscaldamento dell'economia potrebbe finalmente portare ad una inflazione piuttosto strutturale e non transitoria. Mi è piaciuto quel finalmente. Sembra che ve lo auguriate. No. Avete bisogno dell'inflazione strutturale. Allora vi informo che anche nei modelli che sostengono che l'inflazione causa miracoli positivi, occupazione, crescita, cornucopie, ricchezza per tutti, quell'inflazione, per avere tali miracolosi effetti che ci siano, ognuno lo dice, dove siano, nessuno lo sa, deve essere una sorpresa, quindi meglio che non sia strutturale. Quindi visto che ce l'aspettiamo, siamo tutti pronti, eccetera, eccetera, temo che tali effetti non verranno. In realtà quella che vediamo è la conseguenza. Non voglio fare pubblicità alla concorrenza, quindi non nominerò il giornale, ma oggi c'è un ottimo articolo rassegna su un giornale economico noto, che riassume quello che anche io ho detto, anche da voi, circa l'ultima volta, cos'era, un mese fa circa, sui fattori che stanno che sottostanno a questa fase, e cioè c'è stata una compressione dell'offerta per quasi un anno. In alcuni settori questa compressione è stata drammatica, materie prime e componenti, letteralmente portando a chiusura di impianti. Ci sono delle strutture produttive che non è che puoi dirgli sta ferma lì, pronta a partire per 8 mesi, o fai chiusure oppure ci sono problemi. E questo ovviamente ha creato blocchi nell'offerta. La ripartita, appena si è tolto il tappo delle cosiddette misure non farmaceutiche, è stata brutale, specialmente negli Stati Uniti. In Cina informo che la ripresa è in corso da quasi un anno, e quindi la Cina sta assorbendo a grande velocità. E dall'altro lato, questo sì, le politiche fiscali adottate in alcuni paesi, in particolare nel combinato disposto Trump-Biden, che da questo punto di vista hanno fatto esattamente le stesse cose, Biden ha semplicemente cercato di out-Trump-Trump, crea una situazione di domanda in alcuni settori fortissima che sta facendo esplodere i prezzi. È strutturale? Io continuo a ritenere di no, a meno che il signore che lei sta mostrando con una bellissima cravatta viola accanto a me non convinca o non venga convinto da pressioni politiche a cambiare atteggiamento, e non convinca i suoi colleghi del board a cambiare atteggiamento, a dire vabbè dai, teniamo l'inflazione al 5-6% per un po' di anni, che così eliminiamo un po' di debito. La vera tentazione, guardi, è quella, far finta che ci siamo sbagliati e raschiare un 20% del valore reale del debito con 3-4 anni di inflazione non a doppia cifra, perché il mondo esploderebbe, ma insomma sopra il 5-6, ecco. È una tentazione, ma non è obbligatorio che venga attuata. Io mi auguro vivamente di no. No, guardi, io glielo chiedo perché dopo il dato di ieri sull'inflazione dell'Eurozona, oltre l'obiettivo tra l'altro della BCE, i prezzi dell'energia hanno spinto anche l'inflazione nell'area OCSE al 3,3% in aprile, che è il livello più alto da ottobre 2008, dal 2,4% di marzo, e quindi si tratta comunque di un'inflazione che non è più solo negli Stati Uniti, ma addirittura anche nell'area dell'OCSE. Le politiche economiche non sono state dissimili. Qua c'è stato sia più largesse, diciamo, io decisamente continuo a ritenere l'ultimo piano Biden, non quello sulle infrastrutture, l'1,9 poi è diventato un po' meno, una follia, proprio pura propaganda elettorale degna di Maio, ma
Sì, ma vestita meglio, lui è più statement a tutto questo, ma no, niente di diverso, soldi buttati via, per testimonianza di tutti. Cioè, ma comunque non andiamo nei dettagli. Comunque quello è, però la politica economica europea è stata molto diversa, la ripresa arriva in ritardo più lentamente, però si vedranno fenomeni simili. E poi cosa vuole? Questi fenomeni, alcuni di questi sono mondiali, lei ha menzionato giustamente il petrolio, no? Adesso i produttori hanno, come dire, un'occasione perfetta per fare giochi sui prezzi. Vediamo se non litigano, perché, come tanto bene sa, no? Ci sono svariati fattori che li spingono a non lasciare che i prezzi corrano, no? In alto, Russia, Arabia Saudita da un lato, tenere fuori da mercato lo shale oil dall'altro, quindi quando i prezzi vanno troppo alti, tutta una serie di altre fonti diventano economicamente profittevoli. Quindi, infatti, hanno già detto cercheremo di aumentare la produzione. Vediamo. Il punto è che la Cina per prima, l'America in maniera assolutamente accelerata. I forecast dei colleghi che si dedicano al forecast dicono che la ripresa ci porterà sopra il trend precedente nello spazio di 6-8 mesi per livello di prodotto interno lordo. Quindi sarebbe una cosa molto veloce. E adesso arriva con lentezze varie l'Europa. Sì, il burst di inflazione c'è nelle cose, è stato anche costruito, ma visto che la domanda è sarà strutturale, avremo 5 anni di inflazione, io continuo a ripetere che le condizioni non ci sono, a meno che le due grandi banche centrali, la BCE e la Fed, decidano che i grandi debiti fatti, anche eccessivi, nell'ultimo anno e mezzo verranno ripianati attraverso l'inflazione. Intanto me ne approfitto perché lei ha menzionato Biden, non era in agenda nella nostra conversazione, però me ne approfitto a chiederle, intanto dal punto di vista proprio da cittadino, è cambiato qualcosa con la nuova amministrazione? Io dovrei dire dal punto di vista cittadino, qua in Italia è cambiato tanto, soprattutto per quanto concerne anche la campagna vaccinale con l'arrivo di Mario Draghi, tanto che ben presto potrò vaccinarmi anche io, ovvero tutti quelli che sono under 30, ma non solo, le volevo chiedere anche se secondo lei, le spese che fa Biden sono elevate perché invece in Italia ci sono tantissimi fan delle sue politiche Sì, ho visto per quanto concerne le spese, ecco. i socialisti italiani hanno trovato un nuovo modello. Siccome non sono in grado di elaborare una politica propria, ogni due per due vengono in America e cercano il nuovo modello. Prima c'avevano Obama, poi sono rimasti con la bocca aperta, adesso c'hanno Biden che ha detto che spende. Guarda, io le ripeto quello che ho detto. La questione delle infrastrutture va bene, che come vede stanno dibattendo in congresso, secondo me arriveranno a una soluzione intermedia ragionevole. Lui ovviamente, sapendo di dover fare bargaining con i senatori soprattutto con i senatori repubblicani, ha sparato alto. Lui ha sparato 2-3, loro gli ha risposto 600, cioè 2300, 600, vediamo, 1500, 1300, ma quella ci sta. Il vero guaio è stato il primo, non credo si ripeterà, è pura campagna elettorale, come ho detto. C'è qualcosa di diverso, ma guardi, a me preoccupa che in realtà l'atteggiamento dell'amministrazione per quanto riguarda le questioni di fondo, cioè il commercio internazionale, le relazioni con la Cina, è rimasto assolutamente lo stesso. A conferma che era vero quello che si diceva, cioè che Trump abbaiava, faceva grandi rumori, ma sulle questioni di politica internazionale seguiva un trend iniziato da tempo. Io appartengo a quelli che ritengono che Xi Jinping sia un pericolo, ma che la maniera per schiodarsi Xi Jinping e renderlo meno pericolo non sia diventare confrontational con Xi Jinping, schiacciando su ogni tasto, ma giocarselo in una maniera diversa. Questo è un dibattito in cui io conto meno due di coppe quando la briscola a bastoni, però insomma ci sono altri più autorevoli di me che hanno la stessa visione. In questo momento è una visione di minoranza, in questo momento. È utile a tutti una Cina nemica contro cui armarsi. Non mi pare un'idea geniale, però per carità va bene. Cioè, va bene, cioè, non possiamo farci nulla. Sul resto, no, al momento non è cambiato molto. Che, ripeto, le politiche economiche sono uguali, vedremo se rialzerà le tasse. Va anche detto, sempre ai socialisti che vivono nel paese dove lei sta e da cui provenivo anch'io, che se rialza le tasse le riporta più o meno dove erano prima che Trump le abbassasse, e che non c'è alcuna, che come qualcuno ha giustamente sottolineato, io credo che gli italiani, saggi che lavorano e producono,
farebbero cambio di sistema fiscale e adotterebbero quello americano ogni volta che fosse possibile, comprese le spese ovviamente, e anche la loro composizione. Mi sono divertito a far osservare che in percentuale del PIL, in percentuale del PIL, non in valore assoluto, che sarebbe un confronto ingiusto, dove l'America vincerebbe a mani basse avendo un prodotto interno lordo per capita che quasi il 50% più alto dell'italiano, ma anche in percentuale del PIL, gli Stati Uniti spendono di più in scuola pubblica, in sanità pubblica e ovviamente in ricerca e sviluppo pubblici. Sì. Ecco, se magari facessimo quelle di riforme, io sarei disposto addirittura a votare per chi le fa. Ecco, questo ci porta a vedere con l'aiuto della nostra regia appunto il rapporto deficit-PIL dell'Italia e non solo il rapporto debito-PIL dell'Italia. Partiamo dal deficit che comunque è ai livelli record per quanto concerne il 2021. Ci tengo a precisare che è incluso al questo 11,8% anche il nuovo sostegni bis di 40 miliardi, poi nel 2022 al 5,9% e nel 2023 al 4,3%, almeno queste sono le stime del DEF. E poi abbiamo anche debito PIL dell'Italia nel 2021 al 159,8%, anche qua siamo a livelli record, nel 2022 al 156,3% e nel 2023 al 155%, dovrebbero sempre arrivare, queste ricordo sono sempre stime. Oggi sono arrivate le raccomandazioni da Bruxelles nei confronti dell'Italia. La Commissione UE raccomanda all'Italia per il 2022 di utilizzare il Recovery Fund per finanziare investimenti aggiuntivi a sostegno della ripresa mentre conduce politiche di bilancio prudenti. E qua entra e torna di nuovo il bilancio. Non solo, ha detto altre cose importanti, che c'è troppo debito e scarsa produttività. E qua le chiedo un parere, come si potrebbe migliorare la produttività? Poi lei ha detto che gli investimenti, i soldi spesi non sono proprio piazzati bene, almeno per il momento. Vedo che l'avete fatto passare in sovrimpressione. Sì, le cose che ha detto Dudley sono assolutamente identiche a quelle che ho detto io. Non perché ci siamo parlati, ma perché guarda, i fatti obiettivamente quelli sono, se uno li guarda per quel che sono. I numeri che ha dato sono chiarissimi. Ecco, quei numeri, anzitutto, cosa vuole? Il MEF non ha la miglior reputazione mondiale. Oddio, tutti questi organismi ufficiali hanno una pessima reputazione su questo. Non so perché continuino a fare previsioni su modellini che hanno mean regression costruita dentro e che sbagliano continuamente per ottimismo per ormai da 3 decenni. Buttateli via, ragazzi, cioè davvero non ci crede più nessuno. Capito che so, almeno dite sarebbe il nostro desiderio, intenzione che così succedesse, ma non è una previsione, previsioni sono un'altra roba. E lì si vede platealmente una cosa, se lei guarda il deficit, il rapporto deficit-PIL, e cioè l'effetto combinato di due errori di politica economica drammatici dei governi Conte e del governo Conte 2 e del PD 5S in particolare, e cioè avere, che abbiamo in comune con la Spagna e forse con la Francia, aver introdotto misure cosiddette non farmaceutiche, tanto inutili e dannose nel combattere l'epidemia, quanto drammaticamente negative per il sistema economico, le quali poi durano nel tempo perché ammazzano imprese e le imprese non le ricostituisci il giorno in cui con un DPCM dici guardate potete andare al bar, potete andare all'hotel. E quindi la sluggishness, mi viene solo questo, come si dice, la lentezza nella ripresa dell'attività economica italiana in certi settori. E poi anche il fatto che platealmente alcune misure di sostegno tali non erano. Tutti sempre invocare Draghi. Draghi nella famosa lettera che si offrì di fare mandando al Financial Times un anno e qualche mese fa, era marzo, diceva che devono essere temporanee di sostegno finanziario per tenere in piedi le imprese. I bonus, super bonus casa alla classe medio benestante italiana per rifarsi la casetta come vogliono loro a costo del, a prezzo del, a carico del contribuente. Quelli sono poi effetti che rimangono nel tempo e quindi sono dei trascinamenti di ulteriori spese in un bilancio già spostato verso i trasferimenti di fatto poco produttivi che vedremo appunto nel 22, nel 23, chi lo sa. E aggiungo un'altra cosa, non lo so se quelle previsioni stanno tenendo conto, perché è tutto segreto, vede?
quindi è impossibile calcolare quanti sono gli licenziamenti bloccati. Questo sarebbe interessante perché per quanto mi riguarda non ho il numero esatto, però Nessuno ce l'ha, no, non la glielo cassa stavo chiedendo, integrazione era una comunque domanda continua. retorica, non pretendevo che Alessandra mi desse una risposta, era una domanda retorica. C'è una specie di pentolone che hanno tenuto chiuso, su cui si sono seduti sopra l'intera classe politica, dicendo non vogliamo vedere cosa bolle in pentola, adesso sono costretti a muoversi anche perché salgono dei vapori piuttosto maleodoranti e caldi, e gli sta bruciando qualcosa, però non sappiamo cosa ne uscirà, quindi non sappiamo quanto sarà la disoccupazione aggiuntiva, per cui bisognerà fare qualcosa, e io ho un timore tremendo, e cioè che si inventino pensionamenti anticipati e similgepi nei prossimi 6-12 mesi. E questo io non lo so. Spero che nel fare questi calcoli al MEF, che hanno qualche informazione più di me, li abbiano factored in, se non li hanno messi dentro, quei numeri peggioreranno. Invece, in molti suoi video lei ha sempre criticato l'idea che fare tanto debito possa spingere notevolmente la crescita, che per carità poi è la stessa cosa che fa anche gli Stati Uniti. Intendo dire, questa è l'argomentazione di Biden per quanto concerne il piano infrastrutturale, Ma che non è tuttora approvato. Quindi, in questo caso, lei che cosa suggerisce invece? allora su Biden di nuovo per evitare. Allora, platealmente la crescita statunitense che è partito come un razzo c'entra poco con Biden, giusto? Certo. Perché? Perché le misure letteralmente non sono ancora state prese. L'unica misura presa sono gli assegni che arrivano a imprese e famiglie, su questo non c'è dubbio alcuno, e ritengo che ci sia eccesso, riteniamo in tanti, anche da Adri, tutti quanti. Io ho avuto degli imprenditori che mi hanno detto: mandate 1,5 milioni senza alcuna ragione, io sto bene, ma, per carità, me lo prendo. Mi hanno dato 2 milioni, mi hanno dato 800 mila, mi hanno dato 5 milioni di contributo finanziario, nonostante avessi retto perfettamente. Certo, c'è una quantità di cash in giro notevole, ma tolto quello, la ripresa è avvenuta comunque di suo senza le misure. Le misure infrastrutturali, come le ho detto, dei tre packages trilionari presentati da Biden, sono quelle molto più ragionevoli e molto più accettabili. Anche alcuni aspetti del budget lo sono, vedremo come verranno spesi, perché sulla scuola, no, non entriamo nel dettaglio. Il punto è che le misure future promesse sono ragionevoli e di certo però non sono quelle che hanno effetto sulla crescita ora, avranno effetto sulla crescita fra 5-8 anni, se si rifanno una serie di aeroporti, autostrade, centrali e così via. In Italia vale assolutamente lo stesso, l'eredità. Vedere, la cosa interessante da vedere è vedere che cosa da Palazzo Chigi e da Via 20 Settembre, che almeno su quello lavorano in collaborazione, perché sia Franco che Draghi che Giavazzi si conoscono da una vita e credo sono lì a fare team, che tipo di nota aggiuntiva e poi di proposta di bilancio faranno uscire a settembre-ottobre, tra adesso e settembre-ottobre, perché lì vedremo se ci sarà un'inversione di rotta rispetto alle politiche economiche adottate dai due Conte precedenti e in realtà anche anche se in circostanze diverse, da Gentiloni, Renzi, ma tutti post Monti, o se invece la pressione politica dei partiti, perché scordiamoci, Draghi è zero armate, zero, se la pressione politica dei partiti forzerà un mantenimento di alcuni dei capisaldi delle politiche precedenti, cioè dei trasferimenti. Perché la chiave è tutta lì, e le osservazioni negative della Unione Europea, della Commissione che lei ha menzionato, sono tutte basate su quello. In Italia si continua a dire. Anzi, continuo a dire, lo dite voi ogni tanto, alcune televisioni rarissime, alcuni giornalisti rarissimi che parlano dell'argomento, l'ha detto svariate volte Draghi. Ho commentato giusto stamattina con dei ragazzi di un gruppo, dicevo, ma l'Italia ormai è una situazione da. Abbiamo un presidente del Consiglio che quando può aprire bocca in occasioni in cui può fare un discorso articolato, dice cose saggissime, encomiabili, su cui io metterei la firma subito, sul da farsi, e poi abbiamo un governo presieduto da lui che fa l'opposto. Fantastico. È puro dadaismo, cioè non, ormai stanno cercando di realizzare nel modo più divertente possibile la famosa battuta di non mi ricordo quale scrittore italiano, quello della situazione è tragica, però non è seria, o è brutta, ma non è seria, insomma. E quindi vedremo. Io posso solo dire vedremo se
le politiche di spesa e le riforme nelle procedure, se questa famosa risemplificazione burocratica avverrà mai, perché cosa vuole? Con Brunetta lì, che dichiara che lui la semplificazione l'ha già fatta a grandissime riforme quando era al governo, se ne è accorto nessuno perché voleva mettere gli affarini gialli e dire come sono felice dell'impiegato che mi ha sorriso, e propone che la soluzione dei problemi del sud, lui e Carfagna, avvenga assumendo a dito, a caso, 3.000, 30.000 giovani, così, perché gli sembra che va bene così, cosa vuole? Cioè, appunto viene da ridere, cioè, no, siamo in un mondo da. Quindi speriamo che pur senza armate, con l'appoggio di fatto, no, della Commissione, che sembra continuamente dire ascoltate un po' sto Draghi, fate un po' di riforme, perché se no i mitici soldini non ve li diamo, e comunque anche se ve li diamo non servono a niente. Mi sembra che sia questo il tema. Assolutamente sì, poi i due punti rimangono sempre debito e scarsa produttività, però ultimissima domanda, anche durante la presentazione, la conferenza stampa del DL Sostegni, si è parlato sempre di un'Italia sempre più green e focus sui giovani, ecco, considerando le circostanze politiche, perché il governo Draghi finirà, se riuscirà a rimanere in questi 2 anni, credo che rimangono, a meno che Draghi non diventi il presidente della Repubblica, lei è ottimista, insomma, l'Italia sarà un paese anche per i giovani? No, ottimista proprio non lo sono, si immagini, sarebbe un miracolo. Comunque, vediamo, paese per i giovani, basta che riformino la scuola, riformino il mercato del lavoro, eliminino la cassa integrazione e la trasformi e creino un sistema di welfare e di sussidi di disoccupazione accettabile, fermino la corsa delle pensioni, anzi comincino a tagliarle in maniera intelligente, cominciano decine di proposte serie di come si può fare e lo si faccia, evitino il pensionamento anticipato come maniera per gestire l'esubero che ci sarà appunto dovuto ai licenziamenti obbligati. E si riduca, però è necessario questa riduzione di spese, si riduca la tassazione brutale sui redditi bassi attraverso sia IRPEF che contributi sociali, e allora comincerà a diventare un paese per i giovani. Questo c'è da fare. Se invece il diventare paese per i giovani è pura retorica, più il fumo veramente dannoso delle proposte di Tesoretti a 18 anni di 10.000 euro, o l'ancor più dannosa proposta di estendere il diritto di giovani di voto ai sedicenni, allora sarà la solita retorica, i giovani furbi continueranno ad andarsi esattamente come fanno da 40 anni a sta parte, esattamente come ha fatto questo ex giovane che le sta parlando. Intanto, ultimissima domanda prima di chiudere, non posso non notare che ogni volta ha un quadro diverso dietro di lei, ci sta inviando qualche messaggio? Perché ormai da quando Covid tutti gli ospiti sono da casa, e quindi l'arredamento fa parte proprio del live hit, ovvero dell'intervento in diretta. No, non c'è nessun messaggio. Quelli precedenti erano tutti quadri della mia compagna, questo invece è lì per far contenti, siccome quello sul fondo è lo stesso, quello colorato è della mia compagna. Quello invece è a me piace molto la calligrafia cinese. L'ultima volta sono stato in Cina, come lei ricorderà, sono stato accusato di essere il paziente zero a Wuhan nel dicembre del 19. Un mio caro studente, sapendo, mi ha regalato 2 bellissime calligrafie, una molto più grande di questa, me l'ero scordato come un cretino, le ho finalmente messe a posto e fatte incorniciare, e siccome lo vedo spesso di notte perché lavoriamo assieme, gliel'ho messa lì per ringraziarlo. Ottimo, era doveroso chiedere e capire se ci sta inviando un messaggio. No, grazie, no, no. Mille. No, no, anche perché questa è una calligrafia puramente artistica, per una volta non c'è scritto niente di preciso. Ok, grazie. Michele Boldrin, grazie. Economista e professore Washington University, grazie. E Caffo Oscari, alla prossima, e buona festa della Repubblica. Buona festa della Repubblica a voi.